affronteremo anche le tematiche che ha detto il precedente relatore, quella regolativa e normativa sulle tecnologie, sull'intelligenza artificiale, vado molto duro. Siamo partiti dal web 1.0 e 2.0, cioè quello statico di sola lettura dell'1.0 e quello 2.0 che ancora viviamo, quindi chi vende web 3.0 non ha capito che cos'è il web, ma questo è un piccolo dettaglio che vi spiegherò, che è quello in cui siamo adesso, dinamico di lettura, di scrittura, di contenuti multimediali, eccetera, eccetera. Sempre l'Unione Europea ci ha detto, dobbiamo però passare, togliamo il web 3 e andiamo direttamente al web 4, cioè proprio da 2 a 4, un abisso. Peccato che nel 4 non ci arriveremo per i prossimi 20 anni perché c'è un problema infrastrutturale. Perché sapete benissimo che in Italia, vi do dei numeri, visto stando al PNRR, li posso spoilerare, ci sono ancora ad oggi 8 milioni di persone che non hanno neanche la DSL. Quindi vorrei capire come arriviamo al web 4.0, ma questo è un dettaglio, è una mia considerazione personale. Il web 3.0, che sono tutte le tecnologie disruptive, di rottura, no? Quelle che riescono a monetizzare, controllo delle informazioni, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo partire sempre da un concetto, la convivenza tra uomo e macchina. La convivenza tra uomo e macchina è l'anello fondamentale per un cambio di paradigma. Se noi non riusciamo a dialogare con la macchina e la macchina con noi, diventa difficile governare tutto questo cambiamento. Voi direte, ma la macchina è una serie di, a livello ingegneristico sono degli script che il programmatore dice devi fare questo, se lui scrive A, B, C o D. Sì, perfetto. Ecco perché dico che non è facile regolamentare questa tecnologia. Perché oggi abbiamo diversi tipi di intelligenza artificiale, entrando nella tematica della giornata. Perché diversi tipi di intelligenza artificiale? L'LLM orientale è diverso da quello occidentale, è un dato di fatto, eh? Modi di vedere diversi, eppure la troviamo sul web, possiamo utilizzarla, è open source, si scarica, si utilizza, eccetera, eccetera. Quindi capite benissimo che il nodo fondamentale è la convivenza uomo-macchina. Per fare questo, uomo-macchina, servono le infrastrutture. Il Covid ha evidenziato, ma ancora prima, che siamo carenti a livello infrastrutturale. Nel momento in cui non riusciamo a rendere interoperabili una o più piattaforme o più banche dati, capite benissimo che non è fattibile una cosa del genere. E ve lo dico dopo 19 anni di difesa perché ne ho viste abbastanza, quindi so cosa quando parlo di infrastrutture. E perché vi dico che è ancora lontano, specialmente in Italia? Perché non investiamo a sufficienza. Vi do due numeri, ma li avete prima Alessandro. Sull'intelligenza artificiale 1 miliardo in 6 anni, è una follia omicida. La Francia mette su legge di bilancio 15 miliardi all'anno sull'intelligenza artificiale. Stiamo parlando di numeri fuori dal normale. E diventa difficile. L'intelligenza artificiale si muove su che cosa? Lo diceva prima Sergio nella sua sull'infrastruttura. L'intelligenza artificiale nasce negli anni 50, non ci siamo inventati nulla. Niente. L'LLM nasce negli anni 60 con le reti neurali, non ci sono inventati nulla. Qual è la differenza oggi? Due. Una l'ha detta Sergio sui dati. Il web dispone di una mola di dati che neanche ci immaginiamo. Ma l'altra qual è? Ci sono capacità computazionali illimitate ad oggi. E questo è il cambiamento. Il famoso Daniele prima ha detto in 20 minuti ho fatto questa bella storiella. Grazie alla capacità computazionale. Tu hai dato una linea a ChatGPT o chi di per sé e lui te l'ha sviluppata in 20 minuti. E capite benissimo che abbiamo bisogno di infrastrutture. Una volta risolto il problema delle infrastrutture, c'è l'altro problema dei servizi. Già oggi a livello di servizi siamo sconnessi dal mondo. Parliamo di un esempio banalissimo. Ad oggi parliamo di identità digitale, abbiamo 4 sistemi. Carta di identità elettronica, SPID, CNS, chi più ne ha più ne metta, non si capisce una mazza.
nel mondo normale basta un'identità digitale e di conseguenza si risolvono tanti problemi, no? Quindi già da lì tu disorienti la popolazione, no? Dove devo andare? Ecco, diventa difficile. Quando voi entrate a fare un estratto contributivo, a prenotarvi una visita, identità digitale vi esce un elenco, per vi passa pure la fantasia di prenotare, perché è così. E quindi c'è un problema di servizi che andrebbero migliorati, ma qui poi arriverò, entra la visione politica, come vi ho detto all'inizio, che attualmente non c'è a prescindere dai governi, ma negli ultimi 20 anni parliamo. Alessandro ride, ma è così. Quali tecnologie stanno, diciamo, venendo a galla, cioè in maniera dirompente, negli ultimi 15 anni? La blockchain, vabbè, del 2011, che si basa su registri distribuiti, eccetera, eccetera, l'intelligenza artificiale, il metaverso, che abbiamo avuto un anno di hype dove si parlava solo di metaverso, ma è sparito, da breve. Non si parla più di metaverso. No, c'è la boccia. Ah, certo. Poi abbiamo l'IoT e io è che qua non se ne parla, e invece questo è il nodo cruciale dei dati. La blockchain la resimo molto velocemente, per quanto mi riguarda ne esiste solo una, che è quella permissionless, tutto il resto è centralizzazione delle informazioni e non mi riguarda, sono contrario. E quali sono le caratteristiche di questa blockchain pubblica permissionless, gestita dal singolo? Viene considerata la nuova internet, è distribuita, cioè non esiste un ente centrale che governa quell'informazione, trasparenza, citava Daniele, quindi qua la troviamo, e l'immutabilità, che a noi ingegneri è quella che piace di più, insomma, non si può cancellare l'informazione, è rapidissimo. Qual è il sogno nel cassetto, il mio sogno nel cassetto? Arrivare a questo. Oggi siamo ancora qua, dove un ente ci dice è vero o non è vero, su che base, non si sa, comunque è vero o non è vero. Sistema, chi parla di sistema decentralizzato esiste da quando è nata la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea è un sistema decentralizzato. Noi siamo questi, questa è la banca che ha sede a Roma e questa è la BCE. C'è un passaggio di comunicazione, semplicemente questo. Quindi il sistema decentralizzato esiste già ed è governato. Questo non è governato da nessuno. Voi direte, ma tu là dentro cosa stai facendo? Mi sto facendo un fegato così nel 2011, quindi capite benissimo che... Allora, in difesa siamo riusciti a fare questo, però la difesa è un mondo a sé, le regole le fa la difesa, non c'entra nulla con quel mondo. Nel pubblico vendono la blockchain come la Ministero degli Esteri, no? La Made in Italy, come veniva il termine, ha iniziato con Di Maio, eccetera, eccetera, vendono la tracciabilità dei prodotti made in Italy su blockchain, ma non è blockchain, assolutamente no, è un po' di marketing puro al 100%. Questo è, tu dici, ma uno delle istituzioni è peggio, poi mi sono chiamato. Dove si può applicare questo tipo di tecnologia? Dove è nata, no? Finanza e criptovaluta, cioè chi diceva, Sergio, se non mi sbaglio, cambiare il sistema economico, sì, giustissimo, perché noi campiamo ancora sul stampare moneta, creare debito sul nulla, cioè a voglia di generazioni, ma penso che le altre 30 generazioni sarà così. Qual è la paura della politica? Ve lo dico perché lo vivo. Questa tecnologia fa paura perché risalta quello che la politica fa. Una volta che lo fa tizio, è scritto su un bel libro, come si suol dire, e nessuno può cancellarlo, e fa paura per questo. Cosa abbiamo fatto in difesa? L'interscambio energetico. Quello che voi vedete oggi nelle comunità energetiche, mi viva il termine, è nato in difesa, solo che non è applicato alla blockchain, perché con l'Enea, ho fatto 3 anni anche là per applicare la blockchain, stiamo sperimentando in Molise, perché si devono prendere delle piccole realtà, non puoi calarlo in là, diciamo in realtà troppo grandi, quindi stiamo sperimentando l'interscambio energetico. Questi sono i settori. Il voto elettronico, tengo a precisarlo, non è il voto per scegliere chi deve governare, assolutamente no. Per me il voto elettronico è un referendum. Esatto. Quello. Chi deve governare ancora dobbiamo andare a mano. È brutto dirlo, ma è così. Perché è stato sperimentato che la blockchain nel Delaware, in Estonia, che hanno utilizzato questo sistema qua, non è cambiato nulla.
l'astensionismo è quello, quindi non è cambiato nulla, non è un problema tecnologico. Veniamo all'intelligenza artificiale, che è fatta da tre grandi, appunto l'intelligenza artificiale, machine learning e deep learning. Qua tendo a precisare perché, secondo me, poi Sergio non vuole rimanere, stiamo cavalcando un hype mediatico che si trasformerà in una bolla. Una bolla per un semplice motivo, e già in America se ne vedono già, tutti questi investimenti sull'intelligenza artificiale non sono tangibili. Cosa è cambiato alle aziende ad oggi? Statistica alla mano. Nulla. Quello che ha fatto Daniele l'ha fatto perché lui conosce il suo, la sua professione, la sua competenza, perché bisogna chiedere alla macchina. La macchina non è intelligente. La macchina è solo una banca dati di informazioni che mette a sistema in base a che cosa? A come ti comporti tu, a cosa fai tu nella tua giornata, eccetera, eccetera. Ma non è intelligente. Di intelligente non c'è nulla. Non so quanto si spingerà l'intelligenza artificiale, ma credo che ci sia un blocco a breve. E vi spiegherò anche il perché, il blocco a breve. Perché l'anello fondamentale sono queste due tecnologie, che esistono anche queste dagli anni 50, non mi sono inventato nulla. Bisogna raccogliere informazioni, perché gli algoritmi funzionino servono informazioni e servono tutti i dispositivi connessi, incluse nell'evoluzione l'essere umano, altrimenti l'algoritmo è fine a se stesso, non ha senso, non serve a nulla. Cyber security, questo è un problema delle informazioni. Noi abbiamo dato ormai in pasto, troppo tardi per tornare indietro, ai grandi big tech le nostre informazioni, cosa facciamo, chi siamo, eccetera, eccetera, e loro gestiscono il nostro sapere e anche quello che vogliamo o vorremmo. Cosa vuol dire? Con la blockchain cosa si risolverebbe? Che le proprietà dell'informazione sono io. La do io a chi voglio, vengo remunerato. Questo sistema esiste, sì, a Barcellona, lo utilizzano dalla post-Covid per quanto riguarda le ricette del medico. Il paziente chiama, dice fammi avere l'impegnativa per l'aspirina, per la pressione, no? Automaticamente, in base alla casistica di quel paziente, viene contattato lui stesso direttamente dalla casa farmaceutica e viene remunerato per il suo caso, per un tot di tempo, che decide lui. Questo è l'utilizzo sensato del Web 3. Oggi il Web 3 non c'è, ma non c'è per un motivo. Punto primo, manca l'infrastruttura. Perché manca? Punto secondo, manca l'approccio da parte nostra. Se tu dici a una singola persona che vedi per strada, ma tu ti gestisci le tue informazioni? Sì, ce le ho su Facebook. Perfetto. No. Sì, è così. Capisci che diventa difficile, io dico sempre, trovare... E qua mi avvicino poi al tema della regolamentazione. Cyber security e privacy. Ma realmente questa privacy a cosa serve, viste le condizioni in cui siamo oggi? Faccio una domanda a voi, a qualcosa? La ritenete utile? Infatti anche Draghi, buon Draghi, buon Marietto, ci arriva anche lui un po' in ritardo, ma ci arriva, ha detto che la privacy ha tolto introiti economici al business delle aziende. Una guerra economica tra gli Stati Uniti. Ma questo fa capire quanto ci hanno preso per i fondelli. Perché se privacy vuol dire che io ti cedo i miei dati, ma se tu utilizzi i miei dati mi devi informare, l'esempio pratico è l'ospedale. Il Ministero della Salute da 15 anni dà circa 50 terabyte di dati di pazienti in forma anonima, dicono loro, poi sarebbe ancora da provare sta roba qua, le case farmaceutiche che riforniscono voi le nostre farmacie della zona, tutte queste belle cose qua. Perché dico in forma anonima, la vedo dura? Perché oggi nelle pubbliche amministrazioni locali, Reggio Calabria, Sicilia, esiste il dato in chiaro. Cioè tu c'hai il database e vedi cosa ha fatto quello, quindi forma anonima non la vedo, insomma.
anonima o criptata, mi sembra un po' eccessiva come dichiarazione. Norme diritti, anche Draghi, qua vengo a te, no, perché io sono molto contrario a regolamentare tanto la tecnologia perché poi rimaniamo analogici, quindi non ha senso regolamentarla più di tanto. Anche Draghi ha detto che troppa regolamentazione non permette il business, non lo dico io, ho detto l'ex della Banca Centrale Europea. Però questa è la mia idea da tanto tempo. Cosa vuol dire? Che sì, regolamentiamo. Vi dico anche che ho messo mani all'ultima legge dell'intelligenza artificiale italiana, perché mi hanno detto metti mano qua, ma non c'è, c'è da smontarlo e riniziare da capo, però abbiamo cercato di fare il salvabile. Regolamentare a livello europeo, ok, tutti dobbiamo seguire quella. Peccato che l'Europa ti dice tu però falla a cappello come vuoi tu, eh? Cioè tu sei l'Italia, decidi tu se questo va bene, questo va male, ma questo non è regolamentare. Perché nel mondo digitale, quando tu ti confronti, c'è un algoritmo che è globale. Come puoi competere con i cinesi? Io dico sempre i cinesi perché sono molto avanti loro sull'intelligenza artificiale. Basti pensare che insegnano gli algoritmi dalla quarta elementare in poi. Quindi capite, noi ancora dobbiamo capire... No, abbiamo fatto la... Oddio, le materie STEM, mi veniva il termine, da gennaio di quest'anno sono entrate nei programmi, ma 80 ore, mi sembra normale, a me no, perché non è una cosa folle, che ancora abbiamo i programmi di quando andavo io a scuola elementare, o media o superiore che sia, quindi capite benissimo che non è cambiato nulla. E vi dico che più si regolamenta e più si crea quel problema nel web, cioè io vado contro quella norma e cerco di fare il furbetto, che è la stessa cosa che succede nella realtà. Fatta la legge, trovato l'inganno, come si suol dire. Solo che nella realtà, essendo fisica, ci mette un po' a realizzarla, no? Nel web, con gli strumenti che ci sono a disposizione, è istantanea. E capite benissimo che è un'arma potentissima questa cosa qua. Quindi qual è il senso? Regolamentiamo sì. L'unica cosa che mi è piaciuta molto di Draghi, non nel report di adesso, ma di quando era Premier, che disse al G7, creiamo una roadmap comune sul digitale. Se non si crea questo, ogni Stato farà quello che vuole. È palese. È palese perché non ne veniamo a capo. E lo stesso Alessandro lo sa. Vai a influire su introiti di business, perché tu non puoi mettere la tua azienda con le leggi dell'Europa o dell'Italia, poi ti devi spostare in Oriente o in Canada e sono altre leggi. Diventa difficile, è un mercato chiuso. Sono andato fuori. Per fare questo, finendo, per fare questo serve più formazione, eventi come questi, fatti da professionisti e non pseudo professionisti, perché come diceva Daniele, ho notato che dopo il Covid gli avvocati sono passati ingegneri, gli ingegneri sono passati avvocati, c'è stato un po' un problema. Quindi ognuno deve stare nel suo campo e mettere a disposizione la sua competenza e chiedere a chi sa di quella determinata cosa. Quindi la formazione. Ma la formazione deve andare su un restyling a livello istituzionale. Io oggi vado a insegnare nelle scuole qua nel Lazio, mi capita di fare delle docenze, cioè ancora si parla delle materie che facevo io alle elementari. Ma sono passati 40 anni, cioè, è difficile sta cosa, inculcare le nuove generazioni che hanno, chi è che ha fatto, tu quello della generazione di quell'immagine, ah ok, tu hai detto una cosa che loro hanno, come si suol dire, in mano stanno trasformando, e mi, secondo la loro logica stanno trasformando, perché hanno preso una cosa che è vecchia e la stanno solo rimodellando come strumenti, ma non come visione strutturale del paese. Certo. E diventa difficile, perché noi stiamo ragionando, o meglio, utilizziamo il digitale in maniera analogica. Noi siamo maestri su questo. Ma l'esempio pratico è quando leggo siti per i bonus, no? Quando andano sul monopattino, vi ricordate durante il Covid, no? Ma si può mettere un sito a fascia oraria, dalle 8 alle 8, ma mica un supermercato? Voi capite benissimo che c'è una concezione digitale che siamo fuori. Sì, sì, sì.
come se Amazon dice dalle 8 alle 8. Ma se io voglio comprare a mezzanotte. Poi dalle 9 e mezza alle 10 vado a fare la cosa. Capite che questo non dipende da noi comuni mortali che lavoriamo, eccetera, eccetera. Dipende da una classe dirigente, destra, sinistra, nord, sud, centro, che non ha consapevolezza, questo è quello che ho sentito prima, di che cosa sia questo strumento. Io mi sono interfacciato e mi interfaccio ormai dal 2009, con tutta la classe politica. Molte volte sto zitto perché devo star zitto, però quando ci sono certe persone che l'importante è che devo raggiungere quell'obiettivo. Sì, ma digitale non è l'obiettivo. Digitale dà un supporto alla mia quotidianità semplificandomela, ma senza far sì che lui prevalga su di me, perché oggi il digitale prevale sull'essere umano, è un dato di fatto, questa è la realtà. E la classe dirigente, secondo me, non ha capito questo, che le macchine, ormai è tardi, ma sicuramente Sergio l'ha scritto nel suo libro che non ho modo di leggere, hanno preso il controllo. Il controllo può essere tolto alle macchine nel momento in cui stacchiamo la corrente. Oggi è così. Ecco perché i famosi, tu dicevi dei grandi player, no? Che sono loro che hanno in mano tutto. Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Musk, eccetera, eccetera. Uno che twitta a favore di un partito quando la tecnologia è neutrale, ricordiamo. Rispetto a un altro c'è un problema. Non perché io sia a favore dell'uno o dell'altro, in generale. Chi sta in questo campo non può stare a dare, come posso dire, favoritismi o compiacimenti a una classe politica da una parte o dall'altra. Tu devi aiutare le persone. Perché quella tecnologia è uno strumento per aiutare. L'intelligenza artificiale serve, sì, assolutamente, serve a aiutare le persone che stanno in carrozzina, quelli con la SLA, tutte cose belle, la telemedicina, queste sono le cose che la tecnologia deve darci, la quotidianità. Ma, ribadisco che non pensa e non ragiona l'intelligenza artificiale. Quello lo facciamo ancora noi, lo faremo per tanto tempo. Grazie.